Compie 25 anni la Cenerentola che Ronconi mise in scena a Rof 1998, affrescando un capolavoro inimitabile nella storia del Festival Pesarese. Un patrimonio artistico tale da meritarsi il finanziamento del Ministero della Cultura attraverso il bando Progetti Speciali Musica 2023. Il progetto prevede un percorso di divulgazione che si diramerà in appuntamenti pesaresi ed esportazione concentrati nella settimana precedente alla scomparsa di Gioacchino Rossini, datata 13 novembre 1868. Cenerentola rossiniana che arriverà pure sugli schermi del Multiplex Giometti di Pesaro il 7 novembre, che sarà oggetto poi di un Rof Talk e infine di due concerti dedicati. È un'occasione per celebrare una delle opere che ha segnato, che costituisce una pietra miliare nella storia del festival, appunto la Cenerentola di Ronconi, tra l'altro l'unica produzione di Cenerentola presentata dal festival, quindi quest'anno ricorrono i 25 anni e abbiamo pensato di festeggiarla nella maniera più ampia possibile, cercando di toccare vari temi e vari corde, quindi quello certamente del ricordo, e quindi ci saranno degli incontri in cui verrà assieme al maestro Ferrari, direttore artistico del Rossino Opera Festival a quell'epoca, la Fondazione Rossini con Ilaria Narici, Angelo Foletto, presidente dell'Associazione dei Critici d'Opera Lirica, ricorderemo quella straordinaria avventura di Cenerentola appunto del 1998, con anche il sovrintendente Palacio a coordinare, a immaginare una possibile futura Cenerentola. E saranno previsti anche due concerti, uno del pianista Libetta e uno con gli allievi, ex allievi dell'Accademia Alberto Zedda, con arie tratte appunto da Cenerentola, e con questo stesso concerto poi andremo in tutto il mondo. Cenerentola che diventa anche veicolo promozionale all'estero in due eventi speciali: il 27 novembre al Consolato d'Italia a New York e il 30 novembre all'Ambasciata d'Italia a Berlino. Proprio l'ambasciatore Armando Varricchio, dalla capitale tedesca, ha partecipato da remoto alla conferenza stampa di presentazione con la sala del Consiglio Comunale Pesarese, a riprova di come la Germania si confermi fra i pubblici più appassionati del Rof. La Germania è il secondo pubblico addirittura del Rossino Opera Festival, oltre che uno dei pubblici storicamente più importanti tra il pubblico turistico della città, e gli Stati Uniti rappresentano, grazie al Rossino Opera Festival, uno dei pubblici più significativi. E quindi con la possibilità di esportare il programma della Cenerentola di Rossini, che è uno dei titoli immortali e più conosciuti, in collaborazione con le ambasciate, gli istituti di cultura e i consolati delle varie realtà, abbiamo questa possibilità di presentare un titolo importante, di presentare il programma, che sarà un programma extra large del Rossino Opera Festival 2024, compresa la riapertura del Palace Cavolini per il debutto con Bianca e Fagliero, e anche di presentare la capitale italiana in queste due date importantissime per noi, quindi del 27 novembre e del 30 novembre rispettivamente a New York e Berlino, dove presenteremo anche il lavoro rispetto alla nostra accoglienza anche enogastronomica attraverso il progetto Rossini Gourmet, in cui abbiamo coinvolto anche la regione e l'ente regionale del turismo.